Anna Carcano, Movimento 5 Stelle, avete chiesto e al momento non avete ottenuto i dati scorporati di promozione e non promozione sui biglietti Expo. Esatto, è passato più di un mese eppure non abbiamo questi dati, sembra che sia il segreto di Fatima. Allora, la tecnologia permetterebbe di averli in tempo reale, invece i soldi pubblici sono stati spesi e non sappiamo com'è il rientro. Noi vogliamo questi dati il prima possibile. Ci chiediamo qual è la logica della trasparenza secondo i vertici di Expo, che poi sembra che si tratti anche di avere come nuovo sindaco il dottor Sala, quindi chiediamo al dottor Sala di darci questi dati. Perfetto. Ecco, invece io le chiedo se a questo punto voi come agirete nelle prossime settimane rispetto a Sala, rispetto ad Expo, per avere questa forma di trasparenza. Beh, insisteremo, non ci resta altro da fare che insistere, come abbiamo sempre fatto anche su tutte le altre tematiche, bonifiche, riporti, l'utilizzo o meno della piastra. Davvero i temi sono tantissimi e continuiamo a fare quello che facciamo, cioè azzanniamo al polpaccio e continuiamo a tenere duro sul polpaccio e avremo questi dati. In questo momento Sala viene indicato come possibile candidato del PD, però ci sono voci che dicono che potrebbe anche mollare. Voi avete invece fatto una proposta chiara, avete già un candidato. Certo, noi abbiamo Patrizia Bedori, siamo orgogliosi di avere Patrizia, l'abbiamo scelta col metodo con cui sono stati scelti tutti gli altri portavoce, me compresa, quindi metodi trasparenti che possono essere criticabili, migliorabili e perfettibili, questo senza dubbio, ma sono trasparenti e mettiamo persone che sono signori nessuno e che continueranno a rimanere signori nessuno, ma che a testa bassa lavoreranno, faranno quello che dovranno fare per il bene dei cittadini.